Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il mercoledì 28 di luglio del 2021 e noi vogliamo continuare a leggere la parola di Dio. Stiamo leggendo il libro di Primo Re e durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 2 e il capitolo 3, sempre di Primo Re. Leggiamo la parola del Signore. Si avvicinava per Davide il giorno della morte ed egli diede quest'ordine a Salomone suo figlio: io incammino per la via di tutti gli abitanti della terra, fortificati e comportati da uomo, osserva quello che il Signore tuo Dio ti ha comandato di osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti e i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai, dovunque ti volga. E affinché il Signore adempia la parola da Lui pronunziata a mio riguardo, quando disse: se i tuoi figli veglieranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con la fedeltà, con tutto il cuore, con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che si sieda sul trono di Israele. Sai anche tu che quel che mi ha fatto Joab, figlio di Seruia, quel che ha fatto ai due capi degli eserciti di Israele e ad Abner, figlio di Ner, e a Amasa, figlio di Ieter, che egli uccise spargendo in tempo di pace sangue di guerra e macchiando di sangue la cintura che portava ai fianchi e i calzari che portava ai piedi. Agisci dunque secondo la tua saggezza e non lasciare la sua canizie scendere in pace nel soggiorno dei morti, ma tratta con molta bontà i figli di Barzillai, i Galadita, siano tra quelli che mangiano alla tua mensa, poiché anche essi mi trattarono così quando vennero da me mentre fuggivo davanti ad Absalom, tuo fratello. Tu hai vicino a te Simei, figlio di Gera, il Beniamita di Baurim, il quale proferì contro di me una maledizione atroce il giorno che andavo a Maanaim. Ma egli scese a incontrarmi verso il Giordano e io gli giurai per il Signore che non avrei fatto morire di spada, ma ora non lasciarlo impunito, perché sei saggio e sai quel che tu debba fargli. Farai scendere nel soggiorno dei morti la sua canizie tinta di sangue. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di 40 anni. Regnò 7 anni a Hebron e 33 anni a Gerusalemme. Salomone sedette sul trono di Davide suo padre e il suo regno fu saldamente stabilito. Adonia, figlio di Agit, andò da Batseba, madre di Salomone, e questa gli disse: vieni con intenzioni pacifiche? Egli rispose: sì, pacifiche. Poi aggiunse: devo parlarti. Quella rispose: di pure. Ed egli disse: tu sai che quel che era regno mi apparteneva e che tutto Israele mi considerava come il suo futuro re. Ma il regno è stato trasferito e fatto passare a mio fratello, perché glielo ha dato il Signore. Ti domando dunque una cosa, non negarmela. Lei rispose: di pure. Egli disse: ti prego, di al re Salomone, il quale nulla ti negherà, che mi dia Abisag, la Sunamita, per moglie. Batseba rispose: sta bene, parlerò al re in tuo favore. Batseba dunque andò dal re Salomone per parlare in favore di Adonia. Il re si alzò per andargli incontro, le si inchinò, poi si risedette sul trono e fece mettere un altro trono per la sua madre, la quale si sedette alla sua destra. Lei gli disse: ho una piccola cosa da chiederti, non negarmela. Il re rispose: chiedimela pure, madre mia, io non te la negherò. Lei disse: Abisag, la Sunamita, sia data in moglie a tuo fratello Adonia. Il re Salomone, rispondendo a sua madre, disse: e perché chiede Abisag la Sunamita per Adonia? Chiede piuttosto il regno per lui, perché
egli è mio fratello maggiore. Chiedelo per lui, per il sacerdote Abiatar e per Ioab, figlio di Seruia. Allora il re Salomone giurò per il Signore dicendo: Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se Adonia non ha pronunciato questa parola a costo della sua vita. E ora, come è vero che vive il Signore, il quale mi ha stabilito e mi ha concesso il trono di Davide mio padre, e mi ha fondato una casa come aveva promesso, oggi Adonia sarà messo a morte. Il re Salomone mandò Benaia, figlio di Jehoiada, il quale colpì Adonia e quello morì. Poi il re disse al sacerdote Abiatar: vattene a Anatot, nelle terre, perché tu meriti la morte. Ma io non ti farò morire oggi, perché portasti davanti a Davide mio padre l'arca del Signore nostro Dio e partecipasti a tutte le sofferenze di mio padre. Così Salomone destituì Abiatar dalle funzioni di sacerdote del re, del Signore, adempiendo in tal modo la parola che il Signore aveva pronunciata contro la casa di Eli a Silo. Questa notizia giunse a Ioab, il quale aveva seguito il partito di Adonia, benché non avesse seguito quello di Absalom. Egli si rifugiò nel tabernacolo del Signore e si aggrappò ai corni dell'altare. Fu riferito al re Salomone: Ioab, che si è rifugiato nel tabernacolo del Signore e sta accanto all'altare. Allora Salomone mandò Benaia, figlio di Jehoiada, dicendogli: va e colpiscilo. Benaia entrò nel tabernacolo del Signore e disse a Ioab: così dice il re, vieni fuori. Quelli rispose: no, voglio morire qui. E Benaia riferì la cosa al re dicendo: così ha parlato Ioab e così mi ha risposto. Il re disse: fa come egli ha detto, colpiscilo e seppelliscilo, così toglierai da me e dalla casa di mio padre il sangue che Ioab sparse senza motivo. Il Signore farà ricadere sul suo capo il suo sangue, perché colpì due uomini più giusti e migliori di lui. Egli uccise con la spada senza che Davide, mio padre, ne sapesse nulla. Abner, figlio di Ner, capitano dell'esercito di Israele, e Amasa, figlio di Jeter, capitano dell'esercito di Giuda. Il loro sangue ricadrà sul suo capo, sul capo di Joab e sul capo della sua discendenza per sempre. Ma vi sarà pace per sempre da parte del Signore per Davide, per la sua discendenza, per la sua casa e per il suo trono. Allora Benaia, figlio di Jehoiada, salì, lo colpì, lo uccise, e Ioab fu sepolto in casa sua nel deserto. Al suo posto il re fece capo dell'esercito Benaia, figlio di Jehoiada, e mise il sacerdote Sadoc al posto di Abiatar. Poi il re mandò a chiamare Simei e gli disse: costruisci una casa in Gerusalemme per abitarvi e non ne uscire per andare qua o là, perché il giorno che ne uscirai e oltrepasserai il torrente Chiron, sappi per certo che morirai, il tuo sangue ricadrà sul tuo capo. Simei rispose al re: sta bene, il tuo servo farà come il re mio signore ha detto. E Simei abitò a Gerusalemme per molto tempo. 3 anni dopo, 2 servi di Simei fuggirono presso Achis, figlio di Maaca, re di Gat. La cosa fu riferita a Simei e gli fu detto: ecco, i tuoi servi sono a Gat. Simei si alzò, selò il suo asino e andò a Gat da Achis, in cerca dei suoi servi. Andò e condusse via da Gat i suoi servi. Fu riferito a Salomone che Simei era andato da Gerusalemme a Gat ed era tornato. Il re mandò a chiamare Simei e gli disse: non ti avevo fatto giurare per il Signore e non ti avevo solennemente avvertito dicendoti: sappi per certo che il giorno che uscirai per andare qua o là morirai, e tu non mi rispondesti? Ho udito la tua parola. Sta bene, perché dunque non hai mantenuto il giuramento fatto al Signore e non hai osservato l'ordine che ti avevo dato? Il re disse inoltre a Simei: tu sai tutto il male che facesti a Davide mio padre e tuo cuore ne è consapevole. Ora,
il Signore fa ricadere sul tuo capo la tua malvagità. Ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà reso stabile per sempre davanti al Signore. E re ordinò Benaia, figlio di Jehoiada, di andare a ucciderlo e quello morì. Così il regno rimase saldo nelle mani di Salomone. Primo Re, capitolo 3. Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto, sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Intanto il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi perché fino a quel giorno non era stata costruita una casa al nome del Signore. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide, suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici perché quello era il principale fra gli altri luoghi. E su quegli altare, Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli aveva agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo, e tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui come oggi avviene. Ora, o Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Il tuo servo sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Dunque, piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non hai domandato: ricchezze e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si risvegliò e capì che era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza e fece un convito a tutti i suoi servitori. Allora, due prostituti vennero a presentarsi davanti al re. Una delle due disse: permettimi, o Signore, io e questa donna abitavamo nella medesima casa e io partorì mentre lei stava in casa. Il terzo giorno, dopo il mio parto, partorì anche questa donna. Noi stavamo insieme e non c'erano estranei, non c'eravamo che noi due in casa. Poi durante la notte il figlio di questa donna morì perché lei gli si era coricata sopra. Lei, alzatasi nel cuore della notte, prese il mio figlio e dal fianco, mentre la tua serva dormiva, e lo adagiò sul suo letto, sul suo seno, e sul mio seno mise il figlio suo morto. Quando mi sono alzata al mattino per allattare mio figlio,
Egli era morto, ma guardandolo meglio a giorno chiaro, mi accorsi che non era il figlio che io avevo, dice la parola, partorito. L'altra donna disse, no, il figlio vivo è il mio e il morto è il tuo. Ma la prima replicò, no, invece il morto è il tuo figlio e il vivo è il mio. Così litigavano in presenza del re. Allora il re disse, una dice questo che è vivo è mio figlio e quello che è morto è il tuo figlio. E l'altra dice, no, invece il morto è il tuo figlio e il vivo è il mio. Il re ordinò, portatemi una spada. E portarono una spada davanti al re. Il re disse, dividete il bambino vivo in due parti e datene la metà all'una e la metà e l'altra metà all'altra. Allora una la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re, mio signore, date a lei il bambino vivo e non uccidetelo, no. Ma l'altra diceva, no, sia mio, né non sia né mio né tuo, si divida. Allora il re rispose, date a quella che il bambino vivo e non uccidetelo, lei è la sua madre. E dice ancora la parola di Dio, tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunziato e ebbero rispetto per il re, perché vedevano che la sua sapienza, sapienza di Dio, era in lui per amministrare la giustizia. Parola del nostro Signore. Quindi Salomone ha chiesto saggezza. Tu che cosa chiederai al Signore? Voglia il Signore toccare il nostro cuore affinché noi possiamo chiedere la cosa giusta per avere e vivere una vita che porta gioia al nome di Dio. Leggiamo la Bibbia insieme nel nome di Cristo Gesù.